Ciao, ciao, c'è il demone però, c'è il demone che ha chiamato, sentiamo. Demone, ciao ragazzi. Ciao, che è successo, demone, che è successo? Buonasera. Buonasera, Parenzo. Che è successo? Grazie. Demone? Grazie, non cominciare a sbroccare come al solito tu, sennò devo chiudere la linea. Non cominciare... No, stasera non sbrocco, dai, tranquillo. No, puoi anche sbroccare, no, però dipende come. Dipende come. No, se cominci a fare nomi di tutori, nomi di follie. No. No, amico mio. No, a parte che non sono follie, ma comunque ti voglio dire, ma poi alla fine ti devo fare una domanda, poi alla fine te la faccio. Ti voglio dire, praticamente sai che io devo mettere a posto queste questioni legali, no? Quali che praticamente legali? Hanno tentato ad ammazzarmi, hanno tentato ad ammazzarmi, poi mi hanno fregato i soldi, se tu cerchi il mio nome e cognome. Ma chi ti ha provato ad ammazzarti? Chi? Nessuno ti vuole ammazzare. Della gente ha messo la stricnina nelle bustine. La stricnina nelle bustine, quelle degli spacciatori? Sì, sì, esatto. Scusa, ma me l'ha regalata, ma non l'ha anche comprata. Ma demone, scusami, prego, pazienza, dai, perché uno ti dovrebbe ammazzare? Ma perché ti dovrebbero ammazzare? Ma spiegami, dammi un motivo, dammi una ragione, che ne so. Ma non lo so, ma non sei un uomo potente del cartello di Medellin, sei un signore... Allora, a parte che io i miei giri ce li ho sempre avuti, capito? Quello è, non sarò un narcotrafficante, non sarò un altro. Cioè, stai dicendo che hai spacciato, secondo reato confessato in diretta questa sera alla Zanzara. Secondo reato. Evviva. Cioè io ho spacciato cocaina, ketamina per un bel po' di tempo. Vabbè, ragazzi, ma perché lo dice così tranquillamente? Perché non lo faccio più, non facendolo più. Ho capito. Questo qua che tentato ad ammazzare. Questo qua che ha tentato di ammazzarmi, non so perché vengono commessi reati, denunce, qualcosa. Però scusami, forse perché sì. Dimmi. No, però demone, però no, ma dimmi cosa, sono disperato, dimmi, certo, è normale chiamare una radio e dire che ho spacciato cocaina, qualunque cosa, ketamina, denunciare persone che ma ti vogliono ammazzare, non perché è normale. Perché hai spacciato? Ma Parenzo, guarda che le brutte cose possono succedere nella vita, sì, di una vero, persona. Questo è vero, questo capito? È vero. Certo. Cioè, come il mostro di Firenze ha ammazzato 20 persone. Anch'io potrei aver ammazzato delle persone, o anch'io potrei essere aver subito dei tentativi di omicidio, capito? Cioè non vedo cosa, perché la gente non però possa mai, scusami, credere, demone, perché una ma io cre- ma io credo, io credo assolutamente in quello che dici, però fammi avere il dubbio. Qui però abbiamo sempre il dubbio, non posso non avere dubbi quando dici che hanno provato ad ammazzarmi con la stricnina in una bustina. Perché io ho consegnato anche le bustine con la stricnina dentro ai carabinieri, che ancora adesso mi prendono per il culo. Ma ti credo, ma per forza, ma hai detto che parlavo... No, non credo niente, perché... Scusami, demone, ma una volta parlavi, hai detto che parlavi con la CIA, ok? Ma ci ho parlato con la CIA, che discorsi, ci ho parlato. Ma su cosa? Su Bossetti, parlavi con la CIA su Bossetti. Va bene. Allora, quello che avevo detto quando ero scompensato dai farmaci è che mi hanno portato in delle basi militari. Ma ora io onestamente ho il dubbio, ok, che ci sono andato veramente meno. Ho il dubbio, però in realtà. Però ci credi, credi che potresti essere. Ci sono anche una persona può fare dei sogni lucidi che quando si risveglia non capisce neanche bene lui se sono. Demone, va bene, ho capito benissimo. Non voglio contestare nulla. Io ti dico questo, caro demone. Io sai che ti voglio bene alla fine. Non ti conosco, ma ti voglio bene. Allora ti dico una cosa, demone. Innanzitutto, come sei messo adesso? Fatti fare le domande, perché qui sennò andiamo, derapiamo sul nulla. Come sei messo adesso a droghe? No, non mi sto più drogando, Giuseppe, faccio qualche canna, così, bevo vino. Qualche cristallino, no? Cocaina, l'ultima volta... cristallo, qualche cristalletto. Okay, i cristalli intendo la freebase cocaine. La freebase cocaine intendo. E non so cosa siano questi termini, io sono un po' boomer da questo punto di vista. Sarebbe il crack cucinato in una maniera diversa. Evviva, bellissimo. Continuiamo a dire cose gravissime. Ma che cose gravissime? Ma tu pensi che io ho qualcosa da perdere? Cioè tu se dicessi queste cose magari perdi il lavoro alla 7. Io cosa devo perdere? Secondo te a dire qualcosa perché... Non chiamarli sbirri, perché è brutto sbirri. Ma sono poliziotti, normale, poliziotti. Gente che lavora, dell'ordine pubblico. Ma non dire cazzate, dai, su. Allora, ascolta, ti volevo fare una domanda.
Scusami, ma non ho capito quando è l'ultima volta? Poi quando è l'ultima volta che ti sei? Allora, nell'ultimo anno ho fatto 2 grammi il 2 di gennaio. Sono andato a prendermi 2,5 grammi, l'ho cucinata e l'ho fumata. Però è anche vero che nell'ultimo anno l'ho fatto solo quella volta lì. Vabbè. Quindi è un anno che praticamente ho fatto 2,5 grammi in un anno. Quindi non mi potete dire un cazzo. Vabbè, capito? Non ho capito. Che vuoi? Qua c'è scritto che cerchi un avvocato. Mi hanno scritto: cerchi un avvocato. Sì, sto cercando un avvocato perché sono anni che lo sto cercando, che vado a prendermi i fascicoli. Okay? Forse in parte potrei anche averlo trovato per una parte di queste questioni, per quanto riguarda i libri. Ma cerco, ma c'hai gli avvocati? Ma c'hai gli avvocati di ufficio, caro Demoni? Ci sono gli avvocati di ufficio? Sì, ma nessuno accetta il mio caso, bro. Decine di studi, nessuno ha accettato il mio caso. Ma ti credo, non è che ti credo, hanno provato ad ammazzarmi. Uno dice: sì, scusi, però. Ma perché? Ma qual è il problema che hanno provato ad ammazzarmi? Perché Beppe Grillo non ha ammazzato una persona. Ma che c'entra? Era un incidente. Comunque farò del mio meglio attraverso l'associazione Buon Diritto per trovare un avvocato per il Demoni. Vabbè, adesso questo forse. Sono Andrea Buscaglia.